Allora ragazzi, siamo arrivati al momento del montaggio del ponte. Quindi, come avevo fatto vedere sotto ci va il cavetto che praticamente mette a terra tutto il circuito. Quindi il cavetto nero lo sbucciate un pochino e li fate fare contatto con la parte di sotto del ponte. Allora, quali problemi si possono incontrare quando si prende un ponte diverso, oppure si monta un corpo senza fori, oppure fori non tornano? Ci sono varie opzioni per risolvere il problema. Allora, se avete fortuna torna tutto e non dovete fare altro che mettere le viti che vi daranno a regola insieme al ponte e siete a posto. Per fare questo, io parto sempre da non metto prima, non stringo prima una parte, partendo da una parte, poi andando verso l'altra. Vado un po' a croce, diciamo così. Le stringo un pochino alla volta tutte, e poi quando non c'è bisogno di strizzarle, diciamo, a morte. Però quando sento che stiamo per arrivare, mi assicuro che il ponte sia dritto. Quindi a occhio, diciamo che se tornano fuori a regola problemi non ce ne sono, e che stringendole piano piano non si, diciamo che non venga tirato troppo da una parte, si rischia che poi il ponte prenda e fuori prendano una forma non corretta, quindi poi avremo il ponte storto. Se invece vi capita di non avere fori, oppure che questi non tornino, come dicevo, ci sono vari rimedi. Uno di questi è stuccare i fori che non tornano, lasciare, quindi seccare lo stucco, poi cartare, che ridiventa tutto pari. Oppure c'è una bellissima tecnica che però non mi sento di farvi vedere, che è quella di riempire i fori. Questo vale per tutte le parti del legno, quindi anche se non tornano, ad esempio, quando si vedrà poi si monta il manico, se non tornano i fori delle chiavette, se non tornano i fori del battipenna, eccetera. Sul legno si può risolvere il problema, pure quando trovate delle viti spanate, capita spesso sul retro del manico, insomma, che non tornino fori del body. Dicevo, si può riempire i buchi errati, comunque spanati, con del bruciolato. Si riempie il foro con della colla. C'è chi dice mista altri prodotti. Comunque, fatto sta che si riempie il foro, e poi anche lì, quando è seccato, si va a cartare e dovrebbe riprendere, diciamo, può essere addirittura poi riforato e quindi rifilettato. Detto questo, non so se mi sono spiegato bene, non credo. Si va a montare questo ponte, che è un semplicissimo standard fender, normalissimo, appunto. In realtà ci sono dei ponti che hanno anche la possibilità di regolare l'intercorda, ovvero lo spazio che c'è tra una corda e l'altra. Questo succede nei ponti Schaller, marca tedesca che fa dei ponti strepitosi, e in pochi altri. Questo non ce l'ha, quindi le uniche regolazioni possibili su questo tipo di ponte sono, ovviamente, la distanza della selletta dalla fine del ponte per l'intonazione, e le brugoline o le vitine. In altri punti io ho le vitine a taglio, diciamo, per regolare l'altezza delle sellette, di conseguenza l'altezza delle corna, una classica action. Altre cose qui non sono possibili, quindi basta assicurarsi che le sellette siano montate nel verso giusto. Non è scontato, si può sbagliare con le viti,
all'insù, la testa sotto, quindi poi tocca risolverle. Quindi assicurarsi che la massa sia a contatto col ponte, quindi con il materiale del ponte, se è alluminio, cromato, insomma, quello che è. E poi si va a stringere. Quindi vado a montarlo. Come dicevo prima, un po' alla volta. Scusate il cappuccio, ma fa un freddo, si muore via oggi. Sembra dritto, sembra tutto ok, quindi passo al montaggio del battipenna. Quindi mi assicuro che i fori tornino. Prendo le viti, la parte più difficile di questi lavori è aprire le scatoline. Quindi si fa alla Igor maniera, rompo sempre tutto quando devo aprire le cose. 36 anni non cambierò mai. Il battipenna di Fender Jazz, anche se non lo conosco benissimo, dovrebbe avere o 8 o 10 fori. Mi hanno dato 60 viti, ancora non bastasse, vabbè, meglio di più che me. Vado a vedere se tornano fuori, ovviamente forse sì. Vedo anche poco, quindi mi tornano tutti, quindi ho avuto fortuna. Se non dovessero tornare, non è un grosso problema. Basta ho un trapanino semplicissimo con una punta molto molto fine. Ci fate segni, ovviamente, date proprio l'avvio per poi andare a filettare direttamente con la vite. Secondo me è il sistema migliore. Quindi, una volta che la vite ha preso la direzione, queste viti autofilettanti, basta andare col cacciavite giusto, tenerla dritta e portarla a fine corsa. Quindi, un po' di forza nelle mani è sufficiente, senza stare a fare grosse manovre. Se invece tornano, come in questo caso, basta metterle e poi stringerle. Come dicevo prima, sempre io tutte le cose che stringo le faccio un po' a croce. Allora, montato anche battipenna, la placca, diciamo, control plate, come cavolo si chiama, aspetto ad avvitarlo perché voglio controllare prima che tutta l'elettronica funzioni in modo corretto. Quindi passo al montaggio del manico e qui ci vuole molta, 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 molta attenzione, perché è una fase veramente delicata e importante dell'assemblaggio. Quindi assicurarsi di montarlo in modo corretto, quindi che i fori tornino, che ecco già, sì, che quando si va a avvitare il manico le viti siano le giuste, perché può capitare anche di metterle troppo lunghe se non si sa quali sono le sue originali. E purtroppo in tenera età mi è capitato di passare parte a parte, quindi fate veramente tanta attenzione. Lo mettete nella sua posizione, diciamo,
naturale, dovrebbe essere, se tutto fila liscio, obbligata, nel senso che può avere un pochino di gioco in questo modo, il manico, ma poi quando lo andremo a vitare, se fuori tornano, andrà tutto al suo posto. Quali problemi si possono incontrare in questa fase? Che i fuori non tornino. Allora, in questo caso conviene, diciamo, fare, quindi capovolgere il basso, fare proprio una leggerissima avvitatura dove, dove deve andare la vite, quindi può capitare che non tornino fuori, come vedete in questo caso, tra il body e il resto del manico. Ora io non l'ho stuccati perché a seconda di dove monto questo manico, quindi su un altro body ho già fuori adatti a quel body, quel corpo, quindi non sto a stuccarli perché ogni volta, se no. Se invece voi dovete montarlo su un basso e poi giustamente volete lasciare lì a vita, vi consiglio di fare come abbiamo detto prima, quindi ricoprire i fori con lo stucco, con o col metodo del truciolato, diciamo così. Se invece capita che non tornano proprio, quindi avete preso un manico con dei fori un po' strani o un body con i fori fatti male, allora conviene posizionarlo, capovolgerlo, inserire le viti sotto il body, tenere fermo il manico, quindi se siete in due è meglio, fare giusto dare un giro di vite nel legno per fare giusto il segno, poi ritogliere tutto e andare con una punta adeguata a fare il foro, assolutamente non profondo, primo perché rischiate appunto di passare, secondo perché non è necessario, perché le viti sono autofilettanti e quando poi prendiamo quelle della misura giusta, andando a stringere, si creano loro il foro giusto della misura giusta. Quindi basta dargli l'avviatura con un trapanino e poi a mano si fa il resto va da sé. Quindi questi sono i possibili problemi che si possono trovare. Già che sono qui, vi dico un'altra cosa. Può capitare che quando andate a fare a sistemare, diciamo, l'altezza delle corde, può capitare due cose: o che con le sellette completamente abbassate le corde siano comunque troppo alte, quindi non avete più margine di manovra, quindi margine di regolazione dell'altezza, perché anche con le sellette a zero le corde rimangono alte, oppure il contrario, che anche alzandole al massimo della loro corsa, quindi che andino, diciamo, mezzo centimetro più di quello che sono adesso e che continuano ad essere troppo basse, allora in questi casi si dice si zeppa il manico, zeppatura il manico, ovvero si prende, questo ve lo metto tutto nel PDF, ora non mi sembra il caso di farlo, comunque si crea uno spessore con la carta, con io di solito ho usato sempre la carta, un paio di fogli di carta giusto per creare un piccolo spessore da posizionare in base al problema che avete nella parte finale o diciamo iniziale del tacco del manico, a creare quindi appunto uno spessore, un rialzo che possa ovviare a questo problema qui. Però ve lo scrivo nel PDF che ora a regola non dovrei avere questo problema a regola. Se invece poi lo avrò, si vedrà. Quindi proseguo col montaggio, prendo le viti che mi ero messo da parte. Un altro consiglio è quello: quando smontate un manico, oltre a allentare un po' il truss rod, se lo tenete tanto smontato, si rischia se no che si sciupi. L'altro consiglio è quello di tenere sempre
relative viti etichettate, quindi al loro costo, per non scambiarle e quindi non perdere tempo e non avere problemi. Vado col montaggio. Allora, io quando sono solo e devo montare un manico, lo tengo in questa posizione, che controllo che resti aderente al corpo, che non ci siano quindi spazi di aria tra il body e il legno del manico, e controllo meglio anche diciamo la dosatura e la forza che ci vuole per stringere le viti, diciamo così. Non vi fate prendere dalla tentazione di usare un avvitatore elettrico tipo Makita, eccetera, eccetera, perché non dosate in quel modo. È ovvio che ci mettete un decimo del tempo, come quando si avvita qualsiasi cosa, però qui è un lavoro molto molto rischioso, e quindi con un trapano non si riesce a dosare come invece con la mano la forza che mettiamo, e quindi sentiamo la resistenza che fa il legno, sentiamo quando siamo quasi giunti a fine corsa. Col trapano ti fa t'avvita e buonanotte. Quindi io preferisco fare a mano. Quando siete arrivati quasi alla fine, quindi più o meno tutte le viti sono, diciamo, strinte allo stesso modo, iniziate a strizzarle anche qui a croce. Quindi, ad esempio, parto da questa, poi questa, poi questa, poi questa, un po' alla volta. Qui è bene stringerle il più possibile, nel senso che più il legno starà ancorato, meno problemi avremo dopo, anche quando le corde saranno in tensione, quindi anche il manico e il legno sarà in tensione anche lui. Ovviamente senza esagerare, però una bella strizzatina male non fa. Quando vi siete accertati che sia tutto in ordine, quindi tutto perfettamente aderente, dritto, senza bolle d'aria, quindi senza viti storte, eccetera, dovreste essere a posto. Quindi si prosegue col montaggio delle corde. Allora, giriamolo così, così si vede meglio. Spero. Ci vorrebbe un assistente, perché fare tutto da solo, non so che cavolo si vede la telecamera lì del telefono. Siamo un po' tentativi. Un po' di spazio. Montaggio corde. Allora, come scritto in PDF, uso da anni la Rotosound. Ora sto a mettere una muta nuova perché è praticamente nuova. L'unico problema delle Rotosound è che hanno questa parte di filino rosso, di seta, che ogni volta che le togliete dalla sede della chiavetta si sciupa, quindi sembrano usate da 30 anni. In realtà sono corde praticamente nuove, quindi non sto a mettere una muta nuova. Poi c'è questo problema che si intrecciano, quindi quando si vanno a liberare, diciamo così, questo filino del cazzo si sciupa ulteriormente. Si può dire cazzo? Allora, vado a liberare le mie cordicelle. Questo sono il modello Swing 66 della Rotosound, ovviamente ruvide, che ahimè utilizzo anche sul fretless. Questo può essere un problema, che corde ruvide a contatto con il legno si sciupano, creano dei solchi. Però purtroppo a me mi garba quel suono lì.
Quindi sarebbe come se un violinista decidesse di montare le corde ruvide sul violino. Forse proverò con la viola di mia moglie. Ci monto le rotosound, si guarda che effetto fa. Per sdrammatizzare questi momenti di panico. Consiglio, come ho scritto nel PDF allegatino, è quello di fare anche quelle cose con un criterio. Non montare una corda per volta, ma inserirle una alla volta nella loro serie, ma poi attenzione a quando si va a stringere. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere per bene questa fase. Allora, la corda in genere, se le comprate nuove quasi sempre vanno tagliate. Io mi baso, ad esempio, la corda di Sol, diciamo una decina di, forse troppo, 10. Insomma, un pezzettino così di margine in più dalla fine della boccola, diciamo, della chiavetta. Quindi, come vedete, la lunghezza più o meno giusta, almeno secondo me, è questa. Per le altre corde mi baso, ad esempio, vado a tagliare la corda di Mi baso che la corda arrivi 2 boccole più in là, quindi che alla fine arrivi qui, taglio. Questo è il mio metodo di misura, non sto a guardare proprio il capello, insomma. Si inserisce la punta nel buco la boccola, non so se si chiama così, e li do, almeno questo è il mio metodo, gli do un girettino nel senso giusto, quindi in questo senso qui, e mi assicuro che quando vado a volgerla, quindi a stringere la chiavetta, non si sovrapponga. Quindi non vada sopra a se stessa, ma scorra dentro e si avvolga regolarmente nella boccola, appunto. Quindi metto nella sede, gli do giusto qualche giro. Senza metterla in tensione. E faccio questa operazione con tutte le altre corde. Allora, una volta arrivati a questo punto, consiglio sempre di tirare le corde, quindi accordarle gradualmente, un po' alla volta, quindi un pochino il sol, un pochino la, un pochino re, un pochino mi, in modo che il legno si assesti gradualmente anche lui. Dopodiché cerca di dargli un'accordata più o meno, anche perché poi dovremmo fare tutte le regolazioni, quindi un'accordata giusto per, e si va a sentire prima cosa se l'elettronica è stata montata bene, collegata bene. Quindi mi collego all'ampli, già il fatto che non si sentono rumori, perché non va. Allora, come prima cosa si prova se va tutto, quindi estremamente single coil silenziosi, tirati
sentito l'ampli a un volume abbastanza alto. E non ci sono frusci e rumori strani. Questa è già un'ottima cosa. Anche col tono tutto aperto. Allora, proviamo un pick up alla volta. Quindi quell'orpomonte ovviamente, ripeto, va regolata l'altezza, l'intonazione, l'action e tutto, però si prova se funziona. Quindi questo va, lo chiudo, apro quello al ponte. Provo tutte e due insieme. E provo il tono. Sento subito che il condensatore non mi piace. Per i motivi scritti nel PDF. Ho provato un Orange, ma agisce in modo strano che non mi piace. Quindi il prossimo intervento che farò è rimettere un carta olio della Fender, che secondo me sono i migliori al mondo. Sembra che vada tutto incredibile. Quindi adesso non rimane che fare, diciamo, tutte le regolazioni, eccetera, eccetera. Quindi ora rimetto un po' in ordine e poi ci vediamo per guardare nei dettagli come settare al meglio tutto.